Buonasera dal TG2000, ancora la famiglia al centro della catechesi del Papa. Oggi nel corso dell'udienza generale una riflessione profonda sulla parola padre, su tutto ciò che mette in crisi il ruolo del padre nella famiglia e nella società. Annunciando una seconda catechesi in cui metterà in luce la bellezza della paternità, Francesco oggi si è volutamente soffermato sugli aspetti negativi, a cominciare dalla cultura tutta occidentale che in molti ambiti ha annacquato, se non addirittura rimosso, la figura del padre. Per questo ha detto: troppi ragazzi oggi sono orfani, carenti dell'amore e di quei valori che un papà può trasmettere ai propri figli. Sentiamo allora da Piazza San Pietro il nostro Federico Plotti. Buonasera, Federico. Buonasera Letizia, e allora oggi mercoledì, dunque giorno di udienza generale, come anticipavi prima tu da studio, in apertura di collegamento vi parliamo proprio dell'udienza generale di Papa Francesco di oggi, che anche questa volta si è svolta all'interno e soprattutto al caldo dell'Aula Paolo VI. Oggi il Papa ha continuato il suo ciclo di catechesi sulla famiglia, parlando in particolare della figura del padre, analizzando soprattutto le criticità, gli aspetti più negativi che la contraddistinguono. Soprattutto all'interno della società di oggi, della società moderna. La settimana prossima invece il Papa parlerà degli aspetti più belli dell'essere padre. Ma adesso riviviamo insieme l'udienza di questa mattina con il servizio di Leonardo Possati. Scusate. Padre, parola più di ogni altra cara, sottolinea Francesco, perché è il nome con il quale Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio, parola che indica una relazione fondamentale e antica come la storia dell'uomo, ma che oggi vive una profonda crisi. Il padre è stato rimosso al punto da divenire assente, quella che in un primo momento è stata vissuta come una liberazione da un autoritarismo talvolta esasperato si è poi trasformata nell'eccesso opposto, dove il padre è latitante, incapace di assolvere il proprio compito educativo. Sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali da dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani. Già da vescovo di Buenos Aires avvertivo il senso di orfanezza che vivono oggi i ragazzi. E spesso domandavo ai papà se giocavano con i loro figli, se avevano il coraggio e l'amore di perdere tempo con i figli. E la risposta era brutta, eh? La maggioranza dei casi. Ma non posso perché tanto lavoro e. E questo purtroppo ha delle conseguenze. Vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti. L'assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto gravi. Troppo spesso poi ci si rifugia in un improbabile rapporto alla A pari. volte sembra che i papà non sappiano bene quale posto occupare in famiglia e come educare i figli. E allora, nel dubbio, si astengono, si ritirano e trascurano le loro responsabilità, magari rifugiandosi in un improbabile rapporto alla pari con i figli. Ma è vero che tu devi essere compagno del tuo figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre, eh? Ma se tu soltanto ti comporti come un compagno alla pari del figlio, non le farà bene al ragazzo. E prendendo spunto dalle parole del Papa, facendoci suggestionare dalle parole del Papa, insieme al sociologo e docente all'Università Cattolica di Milano, Mauro Magatti, abbiamo provato a capire chi è il padre di oggi, come si inserisce la figura del padre all'interno del contesto socio-culturale in cui viviamo. L'intervista è di Marco Bergamaschi, subito dopo la linea può tornare allo studio. Professor Magatti, le parole del Papa indicano le assenze, dei padri nella, società odierna, indicano anche quali conseguenze questo ha. Sì, noi abbiamo costruito nel corso degli anni in Occidente una società orizzontale in cui pensiamo di essere tutti uguali, senza autorità, senza paternità, senza tradizione, anche senza futuro.
e lo vediamo, le conseguenze le vediamo nelle famiglie, i padri che non ci sono perché le famiglie si disfano, oppure i padri che non ci sono perché sono spesso via per lavoro, e così perdiamo un grande patrimonio. Diciamo che uno dei grandi vantaggi della storia occidentale è di avere un po' spinto gli uomini maschi a prendersi la responsabilità dei propri figli, e nella cultura contemporanea rischiamo di perdere questa tradizione. È una gravissima perdita, ha conseguenze sul ruolo maschile, si rimane eterni adolescenti, persone di 40, 50, 60 anni che si comportano come ventenni, e ancora di più conseguenze sugli equilibri familiari, sui bambini, sui ragazzi che perdono un punto di riferimento. Chi può essere il padre oggi? La psicanalisi parla del nome del padre come colui che segna la legge. Io credo che oggi invece il padre sia proprio tutto un testimone, segna la legge oggi testimoniando ai figli non la coerenza perfetta, ma la possibilità di vivere la vita con entusiasmo, con passione, dedicandosi ad altri e contribuendo al bene della società. Ed ora spazio alla corsa verso il Quirinale, mancano ormai meno di 24 ore alla prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, proseguono gli incontri e le consultazioni tra Renzi e leader dei partiti politici, molti i nomi sul tavolo, qualcuno a sorpresa, ma al momento ancora nessun accordo. Sentiamo però gli ultimi aggiornamenti da Piazza Montecitorio, dove c'è il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Sì, resta ancora fitta la nebbia intorno alla scalata al colle, quella che doveva essere una semplice salita per Renzi e Berlusconi, invece si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro, come emerso nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Se infatti Berlusconi propone il nome di Giuliano Amato, una candidatura forte che piace anche alla sinistra del Partito Democratico, Matteo Renzi sente odore di bruciato e risponde con il nome di un altro giudice costituzionale, Sergio Mattarella, che invece non piace a Berlusconi. Di qui lo stallo dei viti incrociati poco fa di fronte ai grandi elettori di Forza Italia. Berlusconi ha confessato che è vero, a questo momento un candidato non c'è, ma domani già tornerà a vedersi con Matteo Renzi. Ma andiamo a rivedere questa intensa e complicata giornata nel servizio. Un faccia a faccia di quasi due ore per sciogliere i nodi e cancellare le diffidenze da alleati. Renzi e Berlusconi potrebbero ritrovarsi avversari alla vigilia del voto per l'elezione del nuovo capo dello Stato, con il rischio concreto di buttare all'aria mesi e mesi di lavoro e il patto del Nazareno. Non accettiamo diktat da Forza Italia, ribadisce il Premier all'ex Cavaliere, parole rivolte questa mattina anche ai parlamentari Dem. Al Premier segretario non piace il pressing di Forza Italia sul nome di Giuliano Amato, che incontra anche i favori della sinistra PD. Una tenaglia pericolosa per Renzi, che risponde con la candidatura di Sergio Mattarella per coinvolgere anche l'opposizione interna. Bersani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il nome del Quirinale? Il nome del Quirinale. Si concede un minuto. Avete fatto un'alzataccia anche voi, niente ragazzi, su. Bersani, che ha incontrato Renzi, non si sbilancia, ma il suo ruolo diventa centrale anche perché a sorpresa il nome dell'ex segretario del PD insieme a quello di Prodi rientra anche nella rosa dei 10 candidati che il Movimento 5 Stelle metterà al voto della rete. Per cui reputo che sia giusto, e non dico che lo voterò, però che sia giusto che all'interno della rosa ci possa essere anche il nome di Bersani. Bersani e Prodi come arma per spezzare il patto del Nazareno dunque, ma per il vice segretario del PD Guerini non ci saranno sorprese. Nessuna sorpresa, dice Lorenzo Guerini, ma sappiamo che nella scalata al colle le sorprese si nascondono dietro ogni curva, ed è una sorpresa il nome che la Lega Nord e Fratelli d'Italia indicheranno nelle prime tre votazioni. Si tratta del nome di un giornalista, dell'ex direttore del giornale Vittorio Feltri. Poco fa c'è stato un nuovo incontro di Renzi con i suoi luogotenenti, c'era anche il governatore del Piemonte Chiamparini. No, questo è il quadro della situazione quando la gara ormai si avvicina. Ricordiamo che il fischio d'inizio ci sarà domani alle 15 qui a Montecitorio. A voi la linea.
Grazie, grazie ad Augusto Cantelmi. E noi parliamo di Grecia. Dopo il giuramento dei ministri è venuto ieri, da oggi il governo di Alexis Tsipras lavora per dare una svolta alla situazione del paese. Nessuna volontà di rompere con l'Unione Europea, ma avanti con il programma, ha detto Tsipras aprendo il suo primo consiglio dei ministri. Una riunione per dire anzitutto sì alla rinegoziazione del debito senza rotture con l'Europa, ma anche per fermare le privatizzazioni sia del porto del Pireo che della società che gestisce la rete elettrica. Il governo di Atene ha detto è pronta a negoziare con partner e finanziatori per una soluzione giusta e duratura per il taglio del debito. Il primo intervento del governo, assicurato il premier al suo popolo, sarà affrontare la crisi umanitaria causata dai tagli imposti dall'austerity. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un provvedimento per alzare da 586 a 751 euro lo stipendio minimo. Il colpo d'avvio di una partita che nelle prossime settimane condizionerà il futuro della Grecia e dell'Europa. E veniamo adesso ai fatti di casa nostra e parliamo di quella che è già stata definita la legge anti-moschee. In realtà si tratta di un provvedimento varato ieri sera dalla Regione Lombardia. In sostanza la norma per l'apertura di nuovi luoghi di culto prevede il rispetto di regole urbanistiche più dettagliate ed onerose che di fatto ne rendono più difficile la realizzazione in luoghi di fortuna. Ci spiega tutto Luciano Piscaglia. Doveva essere la prima legge italiana dichiaratamente contro la costruzione delle moschee, è diventata invece una legge contro tutte le confessioni religiose. La cosiddetta legge anti-moschee, approvata ieri dal Consiglio regionale lombardo, prevede infatti che tutti i nuovi luoghi di culto debbano, tra l'altro, per essere autorizzati, rispettare il paesaggio lombardo ed essere dotati di parcheggi, di impianti di videosorveglianza collegati con le forze dell'ordine e di collegamenti stradali adeguati. Approvata dalla maggioranza di centrodestra guidata dalla Lega Nord ed ispirata dichiaratamente dall'intenzione di frenare la costruzione delle moschee, la legge interesserà invece tutte le confessioni religiose, compresa la Chiesa Cattolica. Per evitare il rischio di incostituzionalità, infatti, la legge prevede che la si applichi a tutte le religioni diffuse sul territorio nazionale, convenzionate e non convenzionate con lo Stato italiano. Per le religioni che non hanno siglato un'intesa con lo Stato, come quella musulmana, sarà però una apposita consulta regionale ad esprimere parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, sui progetti. I comuni che lo vorranno, infine, potranno comunque ricorrere al referendum prima di autorizzare la costruzione. Così, per i vincoli che impone, la legge ha suscitato la contrarietà di musulmani, evangelici, ortodossi, buddisti ed anche le perplessità della Chiesa ambrosiana. La Curia milanese, rimandando il giudizio alla pubblicazione del testo della legge, sottolinea infatti che, vista la rilevanza e la delicatezza del tema, occorre giungere alla costruzione di questi strumenti legislativi in modo meno frammentario e precipitoso, per non produrre effetti che vadano al di là delle intenzioni di chi li propone. In attesa delle nuove norme antiterrorismo prosegue il controllo delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale. Da registrare oggi a Palermo, nell'ambito di una quarantina di perquisizioni, l'arresto di un uomo di 43 anni, ex militare, convertitosi all'Islam. Nella sua abitazione sarebbero state infatti trovate munizioni da guerra e manuali di addestramento bellico. Sono in corso accertamenti per capire, per chiarire se si tratta di materiale prelevato dall'uomo quando era ancora sotto le armi. E a proposito di terrorismo, la Giordania ha ceduto all'ultimatum del califfato, l'ostaggio giapponese e il pilota giordano, entrambi in mano allo Stato islamico, sono stati infatti liberati in cambio di Shahida Rishawi, già condannata a morte dalla giustizia giordana. A riferirlo la TV satellitare Al Jazeera, che ha affermato di essere anche in possesso di un audiomessaggio di un responsabile dell'ISIS. Sentiamo Stefania Squarcia. La Giordania avrebbe ceduto al ricatto del sedicente Stato Islamico. Secondo voci ancora da confermare, avrebbe rilasciato Saida al-Rishawi, la mancata kamikaze irachena detenuta ad Amman, che qui confessa in TV di essere viva solo perché la sua cintura esplosiva non ha funzionato nell'attacco terroristico del 2005, dove sono poi morte 60 persone. La notizia è stata diffusa in un audiomessaggio dei miliziani dell'ISIS che annunciano anche l'imminente rilascio dell'ostaggio giapponese Kenji Goto, ma non è chiaro se il reporter nipponico sarà solo liberato o anche accompagnato al confine tra Siria e Giordania. Lo scambio di prigionieri era stato chiesto dalle bandiere nere dopo la decapitazione dell'altro ostaggio giapponese, un contractor nipponico, il 25 gennaio scorso, per salvare proprio la vita del suo connazionale giornalista e del pilota di caccia giordano Kassasbe, catturato dal califfato prima di Natale e dato erroneamente per morto all'inizio dell'anno. Secondo la TV araba Al Jazeera, anche il pilota sarebbe stato liberato.
Per entrambi nella notte si erano viste manifestazioni e veglie di preghiera sia in Giappone che in Giordania. L'accordo per la liberazione di Saeed al-Rishawi in cambio dell'ostaggio giapponese è per non uccidere, non per liberare il pilota giordano, ha twittato però poco fa la direttrice del site, un'organizzazione internazionale che si rifà a fonti di intelligence occidentali e controlla i siti jihadisti e la veridicità di quello che pubblicano. Una precisazione che lascia in sospeso il destino del militare giordano. Poche ore fa, Junko Ishido, la madre del giornalista giapponese, aveva supplicato pubblicamente il premier Abe di salvare la vita al figlio, dopo il drammatico ultimatum di 24 ore scaduto alle 15 di oggi, in cui i tagliagole dell'ISIS avevano costretto Goto a mostrarsi con la foto del pilota giordano e implorare la liberazione della terrorista detenuta ad Amman. Via libera dell'Assemblea Comunale di Roma, la istituzione nella capitale del registro delle unioni civili. A dare l'ok al provvedimento voluto da sindaco Ignazio Marino e preceduto da mesi di polemiche è stata la maggioranza di centrosinistra insieme con il Movimento 5 Stelle che ne è stato anche il promotore. Il sindaco Marino commenta: in questa città l'amore è uguale per tutti. Dure critiche dalle opposizioni. Il sindaco Marino, confermando le sue straordinarie doti di fantasioso della politica, impone a Roma l'ennesimo provvedimento. Strumentale e ideologico oltre che inutile, afferma Olimpia Tarzia, presidente del Movimento per Politica Etica e Responsabilità e vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio. Parliamo adesso di sanità. Il Ministero ha presentato oggi una prima bozza di revisione dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, cioè di quelle prestazioni e servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente con il pagamento di un ticket. Sono molte le novità e le vediamo insieme a Barbara Masulli. Chi decide di partorire con l'epidurale, chi necessita di esami per la celiachia o chi sceglie di sottoporsi a fecondazione omologa ed eterologa potrà farlo pagando il ticket o gratis. Saranno queste infatti alcune delle nuove prestazioni garantite dalle regioni e quindi inserite nei LEA, ossia all'interno del servizio sanitario pubblico. L'approvazione definitiva da parte dei governatori è prevista per mercoledì prossimo. Ma la nuova lista dei livelli essenziali di assistenza è molto più lunga. Nel piano del ministro Lorenzin rientrano le vaccinazioni per varicella, pneumococco, meningococco e per il papilloma virus, che dunque diventeranno obbligatorie, ma anche gli screening neonatali allargati alle malattie rare, oltre che maggiori sostegni alle famiglie con persone disabili. Ciò significa che saranno loro forniti ausili che altrimenti in pochi potrebbero permettersi, come barelle per la doccia, apparecchi acustici digitali, protesi di nuova generazione. Per assicurare questi servizi sarà inevitabile risparmiare su altri fronti. Ad esempio verranno ridotti i ricoveri promuovendo i day hospital. La differenza fra il costo delle nuove attività inserite nei LEA e il risparmio che si otterrà eliminandone altre è pari a circa 470 milioni di euro, soldi che saranno reperiti nel Fondo Sanitario Nazionale che quest'anno raggiunge quota 111 miliardi. Dagli annunci sembra che ci siano delle prestazioni importanti, quindi è un passo assolutamente in avanti, che però va sostanziato di azioni concrete, quindi di una approvazione, e per avere un'approvazione va sostanziato anche di risorse. La nostra preoccupazione è che ad esempio le regioni continuino sulla loro strada, cioè di voler rinunciare a 2 miliardi di euro di aumento del Fondo Sanitario Nazionale e che il governo non intervenga su questo. Invece noi vogliamo che il governo intervenga e vieti alle regioni di rinunciare a questi 2 miliardi di euro. Abbiamo paura che le regioni per fare cassa taglino i servizi, aumentino le tasse, aumentino i ticket, aumentino le aliquote IRPEF. Fondamentale inoltre sarà la stretta sui controlli, a partire dai medici, così da evitare le prescrizioni di accertamenti inutili. In poche parole, al bando gli sprechi. La cronaca ci porta a Catania, dove un rapinatore è morto e un altro appena quindicenne è rimasto ferito in una sparatoria la notte scorsa in un'area di servizio lungo la tangenziale con una pattuglia del servizio scorte della Polizia di Stato. I quattro stavano compiendo una rapina sventata proprio dall'intervento della polizia. Il quindicenne è ricoverato in gravi condizioni, un terzo complice è stato arrestato, un quarto è fuggito e la procura ha aperto una inchiesta. Nuova operazione anti-ndrangheta nel nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, poi Calabria e Sicilia. Oltre 160 le persone arrestate, sequestri per 100 milioni di euro, compreso un intero quartiere nel Parmense, in manette il boss locale e numerosi imprenditori di tutta la regione. Sentiamo Silvio Vitelli.
Non ci sono sequestri di persona né efferati omicidi nell'attività mafiosa scoperta nel nord del nostro paese. È invece il volto imprenditoriale della criminalità quello che è emerso, attraverso il quale la 'ndrangheta non solo riusciva ad accaparrarsi lavori e commesse importanti, ma arrivava addirittura a dettarne le regole. È scattata all'alba in diverse città italiane la maxi operazione dei carabinieri. Calabria e Sicilia, ma anche Lombardia, Piemonte, Veneto e soprattutto Emilia-Romagna. 117 gli arresti disposti dalla sola magistratura di Bologna, più altri 46 emessi dalle procure di Catanzaro e Brescia. I reati contestati sono quelli di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, porto e detenzione illegali di armi, intestazione fittizia di beni, reimpiego di capitali di illecita provenienza e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Questa è una indagine di importanza senza uguali, senza precedenti, che segna secondo me un momento di svolta nell'azione di contrasto investigativo e giudiziario alle cosche 'ndranghetiste insediate nel centro-nord. Manovre ordinate e controllate dalla cosca Grande Aracri, che dal crotonese ha saputo estendere il suo raggio d'azione. Tra gli arrestati c'è anche un consigliere comunale di Reggio Emilia, Giuseppe Pagliani, Forza Italia, oltre a importanti imprenditori del settore edile, tra cui Giuseppe Iaquinta, padre del calciatore Vincenzo, campione del mondo. La mafia imprenditrice è quella che stiamo vedendo qua e soprattutto nei contatti che riesce a creare con consulenti finanziari e bancari, funzionari pubblici, forze di polizia, ha dato la possibilità all'associazione di rafforzarsi nel tempo e di mostrarsi con un volto che non è quello criminale che compie efferati delitti, ma affari. E adesso voliamo a Lourdes, molti di voi ce l'hanno chiesto attraverso la nostra pagina Facebook, quella di TV2000, perché la statua della Madonna nella grotta è legata? La risposta è nel servizio di Paolo Fucili. La grotta invasa da ruspe e operai, la Vergine venerata da 5 milioni di fedeli ogni anno legata con spesse corde a scanso di rovinose cadute, lavori lunghi ma neppure troppo, circa 4 mesi questi invernali, i meno trafficati al santuario di Lourdes. La grotta tornerà ad avere il suo splendore e più di prima con la Pasqua di quest'anno. Restituire alla grotta dove la Vergine apparve a Santa Bernadette non solo il suo originario semplice aspetto, ma anche più spazio e più silenzio, soprattutto prevede il progetto Grotta Cuore di Lourdes, ristrutturazione avviata a dicembre con termine previsto a fine marzo. La grotta non sarà più preceduta nell'itinerario dei pellegrini dalle fontane, ma da uno spazio alberato che già prepari un clima di raccoglimento e preghiera. Altri lavori importanti riguardano il torrente che scorre accanto alla grotta. Perché si sta creando, ed è stato già approvato, un muro che diventa un muro di protezione, quindi l'acqua non entra né nelle piscine né nelle sacrestie e anche la grotta per quanto è possibile sarà tutta riparata. Non resta che attendere dunque la primavera e l'inizio della stagione dei pellegrinaggi, ma anche per la festa della Beata Vergine di Lourdes, 11 febbraio, ci sarà una novità, la sorgente dell'acqua miracolosa riportata al suo originario aspetto, come i pellegrini vedranno di persona. Per 11 febbraio la grotta sarà resa accessibile, a questo ci hanno assicurato i responsabili dei lavori, sarà accessibile, quindi sarà permesso ai pellegrini di poter toccare la roccia. In più potranno vedere la sorgente che Bernadette ha scavato come non è stata mai vista. Ed è il momento del nostro TG Posta, un mese esatto dalla tragedia della Norman Atlantic. Il nostro Fabio Bolzetta ha incontrato i piloti dell'aeronautica militare impegnati nei primi soccorsi che hanno salvato tante vite, evitando che il bilancio fosse ancora più drammatico. 11 morti, 19 i dispersi in una vicenda che ha ancora molti punti da chiarire. Ma prima di salutarvi vi ricordo che potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito tv2000.it e che subito dopo TG2000 va in onda Giuseppe Caporaso con i suoi Attenti al Lupo. Grazie per averci seguiti e rimanete con noi.